ultimo ritocco. 3, 2, 1, Chuck si gira Como. Bentornati e bentornati in una nuova puntata di Chuck si gira. Oggi parleremo del territorio comasco. Infatti il comune di Como collabora stabilmente con la Fondazione Lombardia Film Commission. È una fondazione no profit che è stata istituita dal comune di Milano e dalla regione Lombardia per la produzione sul nostro territorio di film, serie TV, spot pubblicitari e produzioni audiovisive, con la collaborazione della Camera del Commercio e degli enti locali. 1. Oltre a mostrare la bellezza del territorio a livello internazionale, viene favorito l'impiego di maestranze locali, lo sviluppo del cineturismo e delle imprese dell'audiovisivo. Sono già state realizzate moltissime produzioni, sia in città sia al lago, tanto che è stata pubblicata la cineguida Le stelle del lago di Como, grazie alla quale si possono ripercorrere con itinerari guidati i luoghi dove hanno realizzato film e spot. Molti registi hanno scelto di registrare le scene dei propri film in una delle più belle ville sul lago, Villa Erba, a Cernobbio, tra i quali ricordiamo il celeberrimo Luchino Visconti, il quale decise di girare la scena della sala da ballo nel film Il Gattopardo proprio nell'interno della villa. La villa non viene scelta soltanto per i suoi fantastici affreschi che decorano pareti e soffitti, oppure per i magnifici scorci sul lago, ma anche per il parco secolare che lo circonda, ricco di eleganza naturale che si amalgama perfettamente con l'architettura. Sì. Molti film, tra cui Un mese al lago, Star Wars 2 l'attacco ai cloni e Casino Royale, hanno scelto come location la villa del Balbianello, chiamata per la sua natura incontaminata, infatti è stata nominata tra i patrimoni del FAI. Parte del fascino di questi film e anche serie TV è dovuta a uno scenario che porta lo spettatore a porsi una domanda: dove è stata registrata questa scena? 1. Bellagio è situata sulla punta estrema del promontorio che separa i due rami del lago di Como. Qui sono stati girati film e scene appartenenti al famoso film di Visconti, Rocco e suoi fratelli. Alcuni punti di forza di questo comune sono ad esempio le bellissime ville, il clima mediterraneo d'estate e la vista sul lago. Grazie per averci seguito in questa puntata di Chuck si gira Como. Alla prossima puntata!